Favorevoli 172, contrari 39. Passa la fiducia al governo Draghi, ma senza il voto del Movimento 5 Stelle. Come promesso, i senatori guidati da Giuseppe Conte sono assenti al momento della chiama. Una non fiducia che consente sulla carta a Mario Draghi di andare avanti. Ma il Presidente del Consiglio si reca subito al Colle per prendere atto che la maggioranza ha un partito in meno. Il casus belli tra Draghi e il Movimento 5 Stelle, azzoppato dall'uscita del ministro Di Maio e dei suoi, è il decreto aiuti, che contiene delle misure invise al partito di Grillo, tra cui il termovalorizzatore per la città di Roma.